Ciao a tutti e benvenuti. Oggi farò vedere come realizzare questa elaborazione che vedete qui, che viene chiamata punto grana di riso semplice. È una lavorazione che ci permette creare una maglia che ha entrambi lati uguali. Vedete? È una lavorazione molto semplice. Quindi ora ve lo faccio vedere. È un'elaborazione che può essere utilizzata, come ad esempio nel mio caso, io sto facendo un poncho e sto facendo il grano di riso semplice. Può essere utilizzata anche per le sciarpe. Allora, possiamo iniziare. Facciamo avvio di punti e ci vediamo. Facciamo una decina di punti. Se avete bisogno di un tutorial in cui imparare come avviare i punti, troverete il video qui sotto allegato. Ecco qui, ho fatto avvio di 18 maglie, possiamo iniziare. Allora, sfiliamo come sempre il ferro. La prima maglia di vivaglio io non la elaboro, la faccio passare. E ora parto uno a rovescio, uno a diritto. Uno a rovescio, uno a diritto e così tutto il ferro. Se avete bisogno di vedere i video di come fare lavorazione a rovescio per diritto, come sempre leggo qui sotto video che potete consultare. Ecco, ho fatto il primo ferro. Ora, secondo ferro. La prima, come sempre, la faccio passare senza lavorare. E ora, attenzione, dobbiamo fare questa cosa. Dove ci troviamo con la maglia a rovescio, sopra facciamo uno a diritto. E poi dove troviamo quella a rovescio, facciamo quella per il diritto. Quindi praticamente dobbiamo alternare, vedete? Cambiamo, praticamente dove era il diritto facciamo il rovescio, dove era il rovescio facciamo il diritto. E così tutto il ferro. Vedete? Semplice. Mi trovo con quella a diritto e faccio il rovescio. Con quella a rovescio faccio il diritto. Con quella il diritto faccio il rovescio. E così via. Anche la terza, stessa cosa faremo, passiamo la prima senza lavorare, ci troviamo con quella per il diritto, quindi facciamo quella a rovescio. Su quella per il rovescio facciamo quella per il diritto. E così tutto il ferro. Un semplice alternare, ragazzi. Dove era il diritto facciamo il rovescio e sul rovescio facciamo il diritto. Nonostante la semplicità della lavorazione al punto grano semplice, è una lavorazione che viene utilizzata spessissimo perché crea un effetto molto bello. Vedete? Come vedete, anche solo dopo tre ferri vediamo già l'effetto dell'elaborazione punto grana di riso semplice. Vedete? Che poi alla fine è identico al mio poncho che sto facendo.